Buonasera. Allora, sono molto contento di ritrovarvi alla terza conferenza di questo ciclo Psicoanalisi, un metodo pericoloso. Devo dire numerosi e immagino interessati e appassionati come nelle puntate precedenti. Puntate precedenti che hanno visto il tema della relazione, discusso da Gherardo Amadei, e il tema delle neuroscienze, terre di confine, discusso da Silvio Merciai. È con grandissimo piacere, sincero piacere, che vi presento oggi Antonino Ferro, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, un collega che in un'intervista dice: è sempre stato importante per me capire le posizioni scientifiche altrui, questo mi ha portato ad una conoscenza via via più approfondita e a un sostanziale rispetto verso coloro che hanno un approccio scientifico radicalmente differente dal mio. Un autore molto prolifico dal punto di vista della scrittura e anche molto tradotto in moltissime lingue, dal turco all'ebraico al coreano, e ovviamente ho citato quelle più esotiche, dando per scontato l'inglese, il francese e il tedesco. E questo è un sintomo di grande salute del lavoro, quello di essere anche in contatto con il pensiero, il linguaggio, le culture di altri. E devo dire la verità, da frequentatore di convegni e di occasioni internazionali, il nome di Nino Ferro è sicuramente quello nell'ambito della psicoanalisi italiana che ricorre più spesso e che più spesso viene, diciamo, elencato in quello che sicuramente è un pantheon di pensatori psicoanalitici contemporanei, capaci appunto di innovare e di rileggere la lunga tradizione di questa disciplina. Parlavo dei suoi libri e mi fa piacere citare quest'ultimo volume, da poco uscito per l'editore Carocci, a cura di Antonino Ferro, Psicoanalisi Oggi, quindi già piuttosto evidente il senso della presentazione nell'attualità, nella contemporaneità del discorso psicoanalitico, e poi i volumi pubblicati, direi tutti, quasi tutti, dall'editore Raffaello Cortina: Tormenti di anime, Evitare le emozioni, Vivere le emozioni, Tecnica e creatività, Fattori di malattia, Fattori di guarigione, e così via. In uscita dopo l'estate, penso per il mese di ottobre, un nuovo volume che si chiamerà Le viscere della mente. Non mi arrogo il diritto di presentare o introdurre il suo modello, che è molto originale e che è bello ascoltare, credo, nel suo dispiegarsi, e credo che, se conosco dai suoi scritti Nino Ferro, vi sorprenderà anche per l'originalità e per certi aspetti l'imprevedibilità dell'approccio e per la capacità di coniugare una invenzione linguistica e con un'immediata possibilità di ricezione, anche direi proprio quotidiana, del linguaggio. Mi aveva colpito in una sua intervista, aveva introdotto il termine navette per l'inconscio, e all'intervistatore gli domandava di chiarire un po' questo concetto. Sono shuttles che ci consentono dei viaggi di va e vieni nell'inconscio e dall'inconscio. Una volta si guardava al lapsus, agli atti mancati, alle dimenticanze e soprattutto al sogno notturno come strumenti che ci connettevano all'inconscio. Oggi prevale l'onirico in tutte le sue declinazioni. Non sogniamo solo di notte, e penso che questo sia appunto, penso di introdurre qualcosa che immagino verrà spiegato oggi. Sogniamo anche da svegli. Un'attività onirica altrettanto inconscia avviene durante il giorno di continuo,
sono invece fantasmagorie della mente, ma comunque stati della coscienza, quei sogni ad occhi aperti che noi chiamiamo reverie. E di fronte a un altro termine innovativo nel contesto della lingua psicoanalitica, pittogrammi, senza esitazione alla domanda «ci spieghi?», i pittogrammi sono come le vignette di Altan. Parlare del sogno è un compito indubbiamente titanico. Basti dire che il saggio di Freud sull'interpretazione dei sogni, scritto nell'89, fu pubblicato nell'anno 1900 per scelta di Freud, proprio perché voleva in questo modo marcare l'ingresso nel secolo nuovo con un omaggio a quello che è un elemento fondamentale del lavoro psicoanalitico. Ed è, credo, oggi arduo ma anche estremamente affascinante parlare del sogno a distanza di 113 anni da questo libro, perché in 113 anni la psicoanalisi, ma non solo la psicoanalisi, ha riletto e riproposto e reinterpretato il sogno e il modo di lavorare con il sogno, al punto tale che io direi che a una teoria del sogno oggi corrisponde anche una teoria dell'inconscio, ed essendoci molte teorie e molti approcci al sogno, è anche possibile che ci siano molte teorie e molti approcci al tentativo di spiegare, descrivere, immaginare l'elemento inconscio. E naturalmente, e questo probabilmente lo avrete sentito la volta scorsa nella relazione di Merciai, il sogno è anche qualche cosa su cui le neuroscienze hanno probabilmente molto da dire, e allora interpretazioni e a volte dibattiti su il sogno hanno un significato, i sogni hanno un significato, oppure i sogni sono il prodotto di un'attività neurologica e neurofisiologica quasi casuale. E ancora una volta, ripensando al primo dei nostri incontri, quello sulla relazione, che cosa è il sogno, che oggetto è il sogno nella relazione terapeutica, nella relazione analitica? È solo un sogno del cui significato dobbiamo occuparci, ammesso che sia attribuibile un significato al sogno, oppure è un modo di comprendere e condividere il funzionamento della mente del paziente e il funzionamento della mente del paziente insieme alla mente dell'analista? Sono soltanto alcune delle suggestioni che possono appunto venire in mente affrontando questo grande oggetto della vita diurna e della vita notturna, della vita di tutti noi, perché penso che sia esperienza condivisa anche non psicoanalitica e non professionale andare a fare le vacanze un gruppo di amici, di parenti, e ritrovarsi al tavolo della colazione al mattino e raccontare cosa si è sognato nella notte, e cercare di contestualizzare e di immaginare e di tradurre o di associare in relazione a questo oggetto, a questo linguaggio, a questa immagine. Mi fermo qui e con grande piacere do la parola a Nino Ferro. Allora, è per me un grande piacere ed onore essere qua. Ringrazio la Fondazione Palazzo Ducale e Vittorio Lingiardi per avermi invitato ad essere qua. Credo che Vittorio ha già detto quasi tutto quello che io dovevo dire, cioè è riuscito a fare una sintesi straordinaria, per cui potremmo aprire il dibattito già su quello che Vittorio ha finito di dire. Io vi confesso che ho un problema che mi pesa, di avere qui il presidente della Società di Psicoanalisi, che sarebbe anche il mio alter ego. Io lo pregherei di uscire dalla stanza e di ricontattarmi fra un'ora e mezza, perché per un'ora e mezza vorrei essere libero di parlare e di dire quello che penso io, che non è precisamente quello che pensa lui, perché è ovvio, poverino, lui avendo un compito istituzionale dovrebbe dire delle cose che non si può
permettere e che invece io mi posso permettere. Per cui se noi lo lasciamo uscire, no, per questa oretta, vi dirò che cosa penso per davvero io. Una prima cosa che penso è che la psicoanalisi sia una scienza di coscienza, potrei dire una forma di artigianato, potrei dire arte, potrei dire per certi versi malauguratamente una religione, come dire, non sufficientemente in movimento. Cioè in psicoanalisi noi abbiamo delle inerzie veramente incredibili. Ieri facevo un gioco con me stesso e guardavo l'ultimo numero di una rivista, non vi dico qual è, ma ve lo dico, quella di italiana di psicoanalisi, e facevo questo conto: se io sommassi l'anno della maggior parte dei lavori citati sulla rivista di psicoanalisi, la maggior parte sono testi di freudiani, quindi dividendo poi per il numero dei lavori ho fatto il conto che grosso modo sull'ultimo numero saremmo al 1938-39, quindi dal 1939 ad oggi non sarebbe successo niente. Ho fatto lo stesso esperimento col Quarterly, che è un'eccellente rivista americana. C'era un solo lavoro di Freud citato in un articolo, altri due paio sparsi, e facendo lo stesso giochetto si arrivava come età media dei lavori citati 2000-2002. Quindi se prendessimo un lavoro, una rivista di neurochimica, le citazioni sono del 2007, sono già vecchie. Io ho fatto per fortuna un anno il neurochimico e noi guardavamo i lavori degli ultimi 5 anni, il resto non... Quindi per dire questa inerzia della psicoanalisi. Parliamo del sogno adesso. Il mio primo sogno sarebbe di vedere un'analisi che si muove, che va avanti, che ha una storia, perché senza una storia, senza le radici non andiamo da nessuna parte, ma che non fosse una foresta pietrificata, ma una foresta capace di gemmare nuovi rami, nuove foglie, nuovi frutti, nuovi alberi, cioè in continua gemmazione. Il sogno appunto è complicato, anche perché io vorrei spostarmi dal sogno, come sogno inteso della notte, lo diceva già Vittorio, a quello spazio enorme che è l'onirico. Spero di farcela in una forma condensatissima, dicendo alcune cose del sogno della notte, altre del pensiero onirico dello stato di veglia, altre della reverie e le ultime, che spero di riuscire a dire, quella che io chiamo le trasformazioni in sogno, per cui in qualche modo tutta la seduta acquista in funzione onirica, cioè tutta la seduta diventa per certi versi come un sogno e il fine dell'analisi diventa sostanzialmente non tanto la ricostruzione di una storia, eccetera, eccetera, non tanto la conoscenza di un mondo interno, di un insight, delle fantasie inconsce, eccetera, ma lo sviluppo degli strumenti per pensare. Cioè noi abbiamo certi strumenti che ci aiutano a pensare, a sognare, a sentire. Questi strumenti l'analisi dovrebbe riuscire a svilupparli e a potenziarli. Qui nego quello che ho detto, volevo partire da un sogno di Freud, velocissimamente però... È il famoso sogno storico dell'uomo dei lupi, no? Il sogno, non ve lo racconto tutto, se no stiamo tutto il tempo sull'uomo dei lupi, ma la storia grosso modo era questo: c'era un paziente che si mette sul lettino e il quale dice, beh, stanotte ho fatto un sogno, che era il sogno che facevo quando ero bambino ed ero lì nel mio lettino e sulla sinistra o destra, la pesca, poco importa, c'era una finestra, in questa finestra c'erano dei lupi su dei rami di un albero, tutti con le orecchie tese, e io ero molto angosciato, mi sentivo molto perseguitato da queste presenze. Poi il sogno va avanti con le associazioni che il paziente fa, e Freud ne fa tutta una costruzione che è all'origine di una certa parte della psicoanalisi, tra cui ripropone la scena primaria degli accadimenti traumatici,
di questo paziente, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei semplificare molto, cioè vorrei in qualche modo, suggerirei di lasciare l'idea che il sogno possa essere decifrato, facendo tutte le operazioni inverse che hanno portato alla formazione del sogno, la condensazione, lo spostamento, il simbolismo, cioè facendo al contrario, e pensare invece il sogno come qualche cosa. Avete presente nel circo equestre quando ci sono i tizi che si lanciano da un trapezio all'altro? I trapezisti, per l'appunto. Uno si lancia, vroom, e va dall'altra parte, e la cosa importante è che l'altro lo acchiappi. Ecco, allora la teoria del sogno, secondo me, è una teoria dell'acchiappo. Cioè, il sogno raccontato da un paziente, o lo acchiappi o non lo acchiappi. Ed è un po' come, e poi dico anche perché, la cosa che meno ha bisogno di essere decifrato. Non so se avete presente, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Inutile mettersi lì a decifrarlo, o Pierino lo capisce, o se Pierino non lo capisce non c'è nulla da fare, no? Quindi anche lì la poesia o la si acchiappa o non la si acchiappa. Allora quel sogno lì, per esempio, a me verrebbe da acchiapparlo così, molto semplicemente, no? Che il paziente era molto perseguitato nel sentirsi Freud con le orecchie tese che lo ascoltava come sette lupi, e questa doveva essere un'esperienza abbastanza persecutoria, sapere di avere, no? Questo signore alle spalle che lo stava ad ascoltare tutto teso, con le orecchie assolutamente così, che non si perdeva una parola, per dire. Facciamo un salto di modello, passano gli anni, un altro sogno di matrice diversa, in cui c'era una persona che guarda attraverso lo spioncino di una porta, cosa accade, e stanno arrivando dei nazisti. In particolare ce n'è uno da cui si sente questa persona molto minacciata, perché sta cercando di buttare giù la porta, poi il sogno va avanti. E anche qui una spiegazione, non so cosa direbbe il presidente, ma non lo voglio sapere, la spiegazione dell'interpretazione del sogno era stata una scena primaria, cioè un accoppiamento dei genitori visto dall'interno dell'utero. Io credo che ci voglia molta fantasia, no? Cioè, allora andiamo alle cose semplici, vediamo se acchiappiamo o non acchiappiamo. Per me un sogno del genere mi verrebbe da dire: no, c'è qualcuno che si sente perseguitato perché c'è qualcuno che vuole buttare giù una porta ed entrare senza essere desiderati. In genere nelle porte uno bussa, dice avanti, prego, chi è, si accomodi, uno guarda e fa entrare. Quindi l'attività dell'analista può essere veramente intrusiva e persecutoria. Ecco, allora credo che una delle caratteristiche sempre dell'interpretazione deve essere l'economia dell'interpretazione. Cioè, sì, io potrei fare un'interpretazione complicatissima decifrando la simbologia, quello, quell'altro, però diventa un'interpretazione che non è più assolutamente con un criterio di economia, con un criterio di immediata possibilità di comprensione. Andiamo ai nostri giorni. Vi racconto uno dei sogni che per me è stato più interessante, perché era una paziente, la mia paziente di un'altra città, per cui non posso parlare, anche di tanti anni fa, che a me sembrava completamente scema, no? Cioè, se un paziente sembra scemo, è scemo, no? Non c'è poco da fare, è contro transfert, no, era scema. E questa paziente aveva una caratteristica, che appena io facevo un colpo di tosse così, cosa che io faccio frequentemente vivendo nelle brume pavesi dove, no, ogni volta che io tossicchiavo, questa paziente ci faceva delle risate pazzesche, rideva da morire. Io la prima volta, la seconda, la terza, la quinta non succedeva niente, ma alla 32esima volta che io tossicchiavo e questa paziente rideva a crepapelle, cioè un po' mi innervosiva la faccenda. Poi cerchiamo un po' di capire, una volta glielo chiedo esplicitamente, ma che succede, com'è, e lei diceva che questo tossicchiare mio le ricordava l'agonia della nonna. Anche quello non è che fosse un argomento poi particolarmente allegro, volendo.
Però a questo punto questa paziente fa un sogno, che è strano, no? Che ho una vita da analista, di sogni ne ho sentiti, ma questo sogno mi è rimasto veramente come impresso, e come dire, il sogno quando funziona è veramente questo. Poi c'è un problema, ma ci sono sogni che non funzionano? Sì, ma non funzionano nel senso che sono più difficili da capire, l'acchiappo dell'acrobata è più difficile. Questo qua mi è sembrato invece un sogno straordinario, ed era il seguente: questa paziente sogna di avere una scodella di riso, e sotto questa scodella di riso, sotto il riso di questa scodella, c'era uno strato che era uno strato di animaletti, tipo scarafaggi, insetti vari, cavallette, tritato e tutto mescolato, no? Ecco, allora a quel punto veramente mi apparve evidente che cosa nascondeva il riso, no? Come il riso, il ridere di questa paziente nascondeva, no? Uno strato tutto frammentato, tutto di qualcosa di orribile, di qualcosa che era indigeribile, di qualcosa che era assolutamente impossibile da metabolizzare, e questo ci mise in contatto con questo secondo aspetto che c'era sotto il riso. Devo dire che poi, se abbiamo tempo, poi lo riprendiamo alla fine questo sogno, che poi si è sviluppato con un insieme di altri sogni, e lì ho scoperto di questa paziente la straordinaria sensibilità, che non era per niente scema. Questa è stata una delle persone più intelligenti che io abbia mai poi conosciuto, solo che era di una sensibilità veramente straordinaria, per cui si scemizzava proprio come difesa dalla sofferenza, dalla persecuzione, ed era proprio un meccanismo di difesa quello di mettere il riso, il ridere, la risata, a coprire questa fascia di sofferenza non metabolizzabile e non digeribile. Vi racconto un ultimo sogno, perché vorrei andare un po' avanti nella mia storia. Ecco, un altro sogno è un sogno fatto che mi ha raccontato un paziente pochi giorni fa. No, un paziente che inizia la seduta dicendo che sin da bambino lui si sentiva preoccupato agli esami, che aveva paura, che si spaventava, che lui si sentiva più un agnello e gli altri compagni o professori erano più dei lupi, e così via. E dopodiché questa situazione qui mi racconta un sogno nel quale lui era con il pene eretto, però una parte di questo pene era tutto verde e sembrava come se fosse di pistacchio, che dico, boh, non avevo più pallida idea di cosa potesse essere, no? Allora, questo è uno di quei casi in cui uno magari chiede al paziente cosa le fa venire in mente il sogno, ma non perché stiamo con l'idea delle associazioni, che messe lì le libere associazioni ci permettono di fare al contrario tutto il cammino del babà, ma semplicemente perché abbiamo il tempo di respirare, abbiamo il tempo di far funzionare un po' la nostra testa, e perché di solito il paziente, per quello che dirò subito dopo, fa la cortesia e la gentilezza di risognarci il pezzettino di sogno, in modo che noi possiamo avere qualche altra idea in più. Se non che lui purtroppo non aggiunse assolutamente niente. Ecco, ma lì fu una specie di flash, no, come l'acchiappo. A un certo punto l'acchiappo arrivò, mettendo insieme, come dire, questo suo essere bambino in cui si sentiva più un agnello. Beh, dove c'è un agnello, poi, insomma, di solito, no, inferior, stabat, agnus, lupus ed agnus sono assolutamente, no, due facce della stessa medaglia. E immediatamente mi venne in mente di dirgli una faccenda, ma sembra, però questo pene sembra un po' come se non fosse di carne, come se fosse vegetale, come se fosse da vegetariano.
E che lui mi disse subito: ma come fa a sapere che sono vegetariano? Io non ero più pallida idea che lui fosse vegetariano, no? Ma in qualche modo, attraverso il sogno, e dico: ah, ma è vegetariano? Ho approfondito la cosa e lui diceva: eh sì, perché per mangiare un animale bisogna ucciderlo, no? E da lì si sviluppò tutto il discorso. Non che uno non possa essere vegetariano, ci mancherebbe altro, ma lì in quella storia con quel paziente quel giorno, no, c'era questo problema di aspetti in fondo omicidi che non potevano essere, no, che non potevano essere visti, conosciuti e guardati. Dico quel paziente quel giorno, non si può mai fare una lettura generale. Quindi direi del sogno, poi mi piacerebbe se riuscissimo a parlarne, ma io sono angosciato all'idea di non riuscire a dirvi le altre tre cose che ho in mente da dirvi e che per me sono molto urgenti. Le altre tre cose sono quella che noi dobbiamo, forse l'analista più importante dopo Freud e dopo Lacan, la storia della psicoanalisi, che è Bion, no? Il quale poi postulò, anche se la cosa è passata assolutamente inosservata, il fatto che c'è una continua attività di sogno anche durante la veglia. Cioè che mentre noi siamo in stato di veglia, continuamente trasformiamo tutta la sensorialità che riceviamo, quindi temperatura, calore, quello che ci viene detto, stati d'animo di chi ci sta vicino, funzionamento delle nostre vie, tutto, tutta la sensorialità, continuamente noi la trasformiamo in qualche cosa. E come Vittorio ricordava, io ebbi a dire appunto che la trasformazione avviene da questa sensorialità. Immaginiamo la sensorialità è come se fossero degli sciami di api, qualcosa così che è terribilmente persecutorio. Ecco, noi riusciamo a trasformarla in immagini. È un po' più complicato, perché in effetti io mi riferisco al visivo, dovremmo guardare che la stessa cosa riguarda l'uditivo, il gustativo, il sensoriale, ma andiamo, la maggior parte di noi funziona sul visivo. Se mi fate una domanda su questo vi rispondo, perché è interessante la faccenda di tutte le altre faccende. Quindi stiamo sul pittogramma. Quindi il pittogramma è la trasformazione di qualcosa di terribilmente persecutorio in un'immagine. E allora queste api che ronzano a un certo punto sono trasformate, potremmo dire, in un disegno di Altan, oppure mi veniva in mente, vi ricordate una volta sulla Repubblica che c'era la vignetta di Forattini? C'erano, quindi su un numero di Repubblica c'erano 860.489 caratteri, no? Poi Forattini in prima pagina metteva un'immagine che di solito riassumeva il fatto o i fatti più importanti della giornata. E allora il pittogramma è proprio così, cioè c'è sensorialità e immediatamente io trasformo questa sensorialità in un'immagine. Subito dopo la situazione cambia e io trasformo quell'altra situazione in un altro pittogramma. È così di fila, cioè come se di Repubblica non ne uscisse una al giorno, ma una ogni 500esimi di secondo, in sequenza. E questo rivoluziona completamente tutto, rivoluziona la tecnica psicoanalitica, ricambia completamente lo stile di lavoro, ricambia tutto. Vi faccio un esempio. Io sono qui, all'inizio ero abbastanza preoccupato perché in genere non ho un discorso organizzato e pronto, c'ho questo per dire, per in caso di disperazione so che cosa potermi agganciare, ma non sapevo di cosa parlare. Esattamente, sapevo che il tema era l'onirico, ovviamente. Allora, immaginiamo io che io avevo le api che arrivavano come persecuzione. Che se volessimo fare un po' di slang, ma non è necessario, potremmo chiamare gli elementi beta di Bion, ma chiamiamole le api che ci piace di più. Io ero un po' preoccupato, quindi lo stato d'animo era preoccupazione. Quale potrebbe essere un pittogramma per la preoccupazione? Potrebbe essere, che so, un sole con delle nubi e delle saette, come a dire, ma che fa piove, che fa, è bello, come si mette la situazione. Quindi il primo pittogramma potrebbe essere, aspettate che me lo scrivo perché sono scordo,
Quindi sole, immaginiamo sole, nuvi, nuvole, saetta, cioè un po' complicato come. Quindi il primo pittogramma che faccio è questo. Poi magari immaginiamo chi abbia guardato Vittorio, che aveva la faccia seria in quel momento, non lo so, sto inventando. Oddio, cavolo, ho preso una via sbagliata oggi, già ho cominciato il disastro, che cosa ho detto, questo non dovevo dirlo, Dio mio, era meglio che cambiassi via. No, forse da un presidente che è fuori ci si aspetterebbe un discorso serio, completo, compiuto, compunto, fatto bene, che elogi la psicoanalisi, tutte le cose, le decifre, che spiega. Noi non sappiamo niente in psicoanalisi, noi sappiamo il 2%, ed è questa la meraviglia della psicoanalisi, che non sapendo niente abbiamo una quantità enorme di cose da scoprire. Invece noi ci comportiamo come se conoscessimo tutto, c'è l'Edipo dritto, rivescio, capovolto a 45 gradi, a 31 gradi capovolto, capriato, abbiamo le cose più incredibili. Come dice Bion, no, tutte queste cose. Poi quando siamo lì col paziente, dopo le prime tre sedute non ci servono a niente. E questo è il meraviglio, anche la meraviglia della fisica, no? Cioè, non sappiamo niente, è stupendo, perché meno sappiamo più possiamo sapere, questa gioia di solito ce la dimentichiamo. Comunque, quando vedo il viso di Vittorio un po' preoccupato, dico, Dio mio, cosa ho fatto? Allora, quale potrebbe essere un pittogramma, Dio mio, cosa ho fatto? Un bambino che viene espulso dalla classe. Allora, il mio pittogramma 2 potrebbe essere un bambino con il professore, con la bacchetta, che lo espelle dalla classe. Dopodiché, Vittorio è un genio. Vittorio mi fa un gran bel sorriso adesso, avete visto, no? E allora il mio pittogramma è un sole. Cioè, dice, no, allora va bene. Quindi, diciamo, il mio stato d'animo è cambiato, con, diciamo, dubbio. Sole, nuvole e saette. Subito dopo è diventato paura, un bambino che veniva cacciato fuori, e dopo il sorriso di Vittorio, bah, forse ce la stiamo cavando, allora, no, sole. Allora, questa attività, teniamo conto che viene, cioè, questa formazione di pittogrammi viene fatta continuamente, cioè non posso continuare a raccontarvi ipotetici pittogrammi, ma continuamente la nostra mente li produce. Questi pittogrammi non sono conoscibili direttamente, cioè sono chiusi così, cioè sono qua dentro e io non ho modo di poterli conoscere, il che non è esattamente vero. Io ho alcuni modi di poterli conoscere. Uno sono le reverie, cioè quei momenti preziosissimi in cui io entro in contatto con uno di questi pittogrammi che mi fa capire delle cose che prima non avevo capito. Un'altra situazione sono i flash onirici, cioè quelle situazioni in cui uno di questi pittogrammi, anziché rimanere chiuso qui, fa un buco, boom, e viene proiettato fuori. Vi faccio due esempi velocissimi, perché io ho sempre l'angoscia di non riuscire al punto 3 e 4 ad arrivare. Allora, due esempi velocissimi potrebbero essere questi. Il primo potrebbe essere: sono in seduta con una paziente, a un certo punto io comincio a vedere con gli occhi della mente, cioè a fantasticare un veliero dentro una bottiglia. Uno cosa fa in questi casi? Cerca di cacciare via. No, devo ascoltare Caterina e non pensare al veliero dentro la bottiglia. Continua ad ascoltare Caterina, vroom, continua a interferire il veliero con la bottiglia. Cancello il veliero con la bottiglia, vroom, arriva il veliero con la bottiglia. A sto punto finalmente uno capisce, cioè questa forse è un'immagine che sta arrivando per qualche motivo. Avendoci riflettuto un poco, ho detto no, questo non è un disturbo mio, arriva il veliero con la bottiglia che vorrà dire qualche cosa, cos'è che vuole dire? Intuitivo più o meno che questa analisi mi sembra che sia imbottigliata, cioè che è un momento di impasse.
Ecco, allora la Reverie ti dice con un'immagine che tu sei in un momento di impasse. Se invece tu usi un'immagine coscientemente e la racconti al paziente, dopo che hai capito che c'è l'impasse, allora quella è una metafora ed è molto diversa. Cioè uno ha capito che con Giuseppina c'è una situazione di analisi in stallo e dice ma mi sembra di essere con lei in uno di quei romanzi di Conrad quando arriva la bonaccia e tutto il veliero, la nave sta ferma e non si va avanti. Ecco, questa è una metafora per spiegare qualcosa che già sapevo. Invece la vera Reverie è quando ti arriva un'immagine che ti mette in contatto con qualcosa, col tuo pensiero onirico che non sapevi, ma che ti apre la porta a qualcosa che non sapevi. Un altro esempio che ho fatto mille volte, ma non me lo dimenticherò mai, per cui tormenterò sempre tutti con questa immagine, era di una paziente che aveva questa cosa, se abbiamo tempo ne parliamo, il flash onirico di cui si parla molto poco, che è molto diverso dall'allucinazione. Altra domanda che potrebbe essere fatta, la differenza tra allucinazione e flash onirico. E nel flash onirico c'è una di queste immagini che scappa fuori. Io una paziente avevo chiesto con quella voce un po' imbarazzata, lamentosa, pretesca, con cui gli analisti chiedono l'aumento. Ah, signora, veramente, io vorrei da gennaio chiedere un piccolo aumento del mio onorario, no? Con la voce, eh? E la signora dice, Dio mio, vedo, e lei vide, non ho la fantasia di, cioè vedo un pollo che viene spennato. Quindi il suo pittogramma era stato geniale, no? Ecco, solo che normalmente il pittogramma sta chiuso. Questa paziente aveva questa difettualità in qualche modo del contenitore, della possibilità di contenere le cose, per cui boom, il fotogramma, anche se era altamente comunicativo, lì si capisce subito che cosa potesse significare. Così ci siamo anche un po', abbiamo accennato anche alle Reverie. Che forse me ne racconto ancora un'altra e poi torniamo però al discorso principale. Un'altra, qui non so, è un misto di Reverie, di enactment, di sogno, di sogno fatto insieme. Io ho lo studio al terzo piano e più o meno so un paziente quanto ci mette a fare le scale, non è, ogni paziente c'ha il suo tempo, ma... Per chi viene la prima volta è anche una prova di intelligenza perché ci sono delle altre possibilità in cui si va. E quando uno viene a fare i colloqui per essere preso o meno, già il test di riuscire a trovare la porta giusta è già qualche cosa. Ma io, passa il tempo normale di salire le scale, niente. Allora apro la porta. Nessuno. Mi sporgo un po' e vedo una persona accovacciata dietro la porta a destra in un angolino piegato in quattro. Dico, no, signora, che succede? Prego, no, si accomodi. E questa persona, sì, no, come una scala, no, era una persona altissima, fra l'altro. E questa persona mi dice, no, guardi, mi era sempre mi dice mi era sembrato di sentire un vocione terribile dentro il suo studio, mi ero spaventata in un modo terribile, allora mi ero nascosta in questo angolo. Vabbè, io faccio entrare questa signora che era altissima e mi racconta una serie di cose della sua vita, perché voleva fare questo lavoro di un'analisi eccetera, che erano tutte attività riparative, super riparative, tutta la vita era organizzata con questa, come dire, riparazione rispetto ad altre cose. Finita più o meno la seduta, arriviamo alla fine, prendiamo gli accordi di rivederci, la signora tira fuori un assegno,
ricordo una cosa, aspettate. A questo punto la signora mi dice: scrivo il suo nome sulla... Vi traduco, dice a voce proprio, eh? Dice: ma scrivo il suo nome sull'assegno. E a me salta fuori, ma proprio pa, mi è scappato proprio, non volevo proprio che mi... cioè non avevo neanche idea che mi scappasse, mi è scappato. No, scriva Cerutti Gino, che lo chiamavano Drago. E allora in qualche modo, no, si era sincretizzato lì che la paziente aveva detto non era entrata nella stanza perché avevo sentito la voce di un gigante, la voce, un vocione terribile di qualcuno che mi faceva paura. Quindi questa persona gigantesca evidentemente, no, era proprio una parte scissa della paziente, di cui la paziente era terrorizzata, che aveva fatto le scale molto più veloce della paziente, no? La paziente ci aveva messo 3 minuti, mentre la parte scissa era salita in 1 minuto e mezzo, no? Era entrata e lei sentiva il vocione di questo Polifemo che già era entrato, e lei poi da fuori, nel sentire il vocione del Polifemo, era assolutamente terrorizzata da Polifemo. E diciamo, il mio sogno della situazione era stato una... Io non ci penso mai a Cerutti Gino, non è che lo frequenti abitualmente o che sia un patito di, no, di Celentano. Eppure in quel momento, quando mi disse scrivo Antonino Ferro, no, paf, è scappato fuori questo flash visivo di dire no, scriva Cerutti Gino, che lo chiamavano Drago. Cioè il problema era il Drago, cioè la parte scissa della paziente di cui poi ci saremmo occupati per anni, era Drago. Torniamo indietro. La cosa più importante di tutte in questo, che cos'è? Che questi pittogrammi visivi, vi ricordate dove eravamo, no? Avevamo il problema del dubbio, della paura e poi del sole dopo il sorriso di Vittorio, no? Questi pittogrammi visivi sono assolutamente inconoscibili, al di fuori delle situazioni che vi ho detto, il flash visivo e la reverie. E allora che fa? Noi non li possiamo conoscere, non possiamo sapere niente del pensiero onirico della veglia. No, c'è un sistema che potremmo paragonare. Vi ricordate quel gioco del telefonino che si faceva da bambini, in cui ognuno dice all'altro il telefono senza fine? Allora, in qualche modo, noi abbiamo quelli che poi ho chiamato i derivati narrativi, che sono come tanti omini che ci raccontano che cos'è la sequenza. Qui abbiamo una sequenza dubbio, paura, sole. Allora noi potremmo avere un giochino del telefono, e questa sequenza potrebbe essere raccontata dal paziente attraverso un racconto di infanzia. Per esempio, qua mi dovete aiutare però, Quale potrebbe essere un racconto di infanzia che mette insieme dubbio, paura, sole? Cioè dubbio, paura, non solo, insomma, sollievo. Potrebbe essere un paziente che dice: mi ricordo una volta che ero piccolo in terza elementare, quando fui chiamato in matematica, quando fui interrogato in matematica, e non ero assolutamente sicuro di sapere rispondere o di capire le cose. Poi quando il professore o la professoressa cominciò a disegnare il triangolo, lasciamo stare l'Edipo che non c'entra niente, e quando cominciò a disegnare il triangolo io fui spaventato all'idea che la domanda potesse essere di geometria. Invece il professore a quel punto disse: no, geometria l'abbiamo fatto ieri, e mi fece una domanda di algebra nella quale ero molto preparato. Quindi abbiamo visto la stessa sequenza, dubbio, paura, sole, raccontata attraverso un racconto d'infanzia. Allora, e me lo chiese un analista francese, Paul Denis, dice: ma allora per te
scandalizzatissimo. Angelo, ma allora per te l'infanzia non conta più niente? No, conta, sì, però a me conta di più l'aspetto comunicativo nel momento. Cioè, questo paziente mi sta raccontando, sì, della sua infanzia, va bene, sono contento che abbia avuto la sua infanzia, come è andata, ormai è passata, non ci pensiamo più, ma è fondamentale che lui mi sta raccontando in quel momento come funziona la sua mente con me e che la sua mente con me sta seguendo questo insieme di successioni. Cioè, lui entra, mi incontra, non sa cosa aspettarsi da me, è spaventato, man mano che la seduta comincia è preso da un sentimento di persecuzione, di minaccia. Poi, se io anziché stare zitto faccio un rumore di incoraggiamento, a quel punto per lui spunta il sole ed esce dalla seduta. Non so se è chiara questa sequenza. Un'altra domanda, le caramelle mu, ma se non ce la faccio a raccontarla, però se qualcuno si ricorda le caramelle mu ve lo dico. Quindi un racconto d'infanzia in quest'ottica non è più un racconto d'infanzia di quello che successe, l'analisi non è più alla ricerca dell'infanzia perduta, alla ricerca della ricostruzione storica, ma è per sviluppare gli strumenti con cui io contengo immagini e soprattutto gli strumenti con cui costruisco immagini. Ricordatemi questa cosa qua, che vi devo fare vedere poi una figura che è fondamentale. Non accendiamo per adesso perché è segreta. Abbiamo visto noi come derivato narrativo un racconto d'infanzia, però noi potremmo anche vedere, aiutatemi voi, un paziente che è della Bocconi, e che è Bocconi di serissima università, cioè una persona seria, della Sapienza, ecco, università. E che è uno che fa cose, e che dice, sceglie come derivato narrativo non l'infanzia, ma quello che sta succedendo nelle borse. Quindi la sequenza dubbio, paura, sole viene raccontata attraverso la notte che lui ha passato spostandosi tra le varie borse. Quindi lui esordisce dicendo, ieri sera a mezzanotte ho avuto una crisi di paura, di preoccupazione, quando ho visto la borsa di Hong Kong, perché le azioni che io avevo comprato per tutti i miei clienti davano segni di precipitare, di caduta, di andare in giù, e poi passando sulla borsa di Tokyo ho visto un crollo totale delle azioni che avevo comprato, la paura. Però per fortuna subito dopo ho visto che sulla borsa di Dubai, se esiste, c'era stata una risalita e quindi il sole. No? Quindi la stessa cosa di prima, che abbiamo visto col racconto di infanzia, identica, è raccontata in un genere narrativo diverso. Quindi qualsiasi cosa il paziente racconta, se volessimo andare come un'iperbole, potrebbe essere considerato come un derivato narrativo di come sta funzionando la sua mente con me nella seduta. La stessa cosa è, per esempio, e poi mi fermo su questo, e poi andiamo avanti, cioè è riguardo un racconto di sessualità. Un racconto di sessualità che non è che la sessualità poi è un genere narrativo particolarmente significativo, perché gli analisti sono in genere contenti quando un paziente parla di infanzia o di sessualità, perché domanda potrebbe essere. Una risposta seria potrebbe essere perché sono due generi narrativi abbastanza con cui si è in contatto. L'infanzia è sempre una cosa che non dista tanto dal cuore, cioè gli omini che fanno il gioco del telefonino sono cinque. Con un discorso sulla sessualità, gli omini che fanno il gioco del telefonino sono sette. Col discorso della borsa di New York, gli omini che fanno il gioco del telefonino sono 22, cioè è molto... No. Qua mi dovete aiutare voi però. Per esempio, dubbio, paura, sole. Dubbio, quando incontrai Marina, immaginate voi, una cosa che possa essere di dubbio o di... Immediatamente poi accadde che paura, non vi dico cos'è,
immaginate voi la paura da cosa potrebbe derivare. A un certo punto però, immaginate voi per motivi di censura, il sole. Quindi anche un genere narrativo di sessualità o di infanzia, o ieri sera ho visto la televisione, potremmo continuare sino a domani mattina, scegliendo generi narrativi, ieri sera ho visto la televisione un film in cui... Allora la cosa fondamentale a questo punto diventa lo sviluppo degli strumenti che permettono questa trasformazione dell'ape, delle api, come si trasformano le api, potremmo dire le api in miele, se volessimo, no? Come si può fare questa trasformazione dal pungiglione, dalla persecuzione degli elementi beta della sensorialità a un'immagine che in fondo ci pacifica per davvero con noi stessi. Quindi questo è la cosa, secondo me, fondamentale, è come noi abbiamo questo sogno dello stato della veglia continuamente durante tutta la giornata. Quindi siccome poi in seduta noi, la fonte di stimoli più grande che abbiamo in seduta è quello che accade lì, perché no, in seduta non ci sono tanti altri stimoli, proprio la cosa che più ci colpisce, che più colpisce la nostra mente è l'insieme, le parole che vengono dette, le sensorialità, il clima, l'atmosfera, e quindi lì no, ci abbiamo proprio la trasformazione di questo, del sistema, diciamo, delle api, delle cose che vengono messe in movimento in immagini, o direi derivati di immagini, perché noi non abbiamo le immagini. A questo punto una cosa che io vi volevo raccontare era quest'altra, cioè se noi possiamo immaginare per davvero che oltre al sogno della notte, no, vado a letto, buonanotte, sogno, uno si sveglia, ho fatto il sogno in cui, no? E che in genere ha una funzione digestivo-metabolica, perché il sogno in fondo ha questa funzione sempre di trasformare api, di trasformare chiodi in qualcosa che contiene in sé un'immagine e quindi un significato. La cosa che a me premeva adesso dire era proprio vedere se in seduta noi possiamo aumentare il tasso di oniricità, che è una vexata questio, qui si potrebbe fare un congresso tra realtà e sogno, cioè quanto di quello che viene detto in seduta attiene alla realtà, quanto di quello che viene detto in seduta attiene al sogno. Io credo che deve essere un po' diverso, da un punto di vista attiene alla realtà, non c'è dubbio, dall'altro punto di vista deve essere un po' ascoltato come un sogno. Questa idea mia delle trasformazioni in sogno, che poi insomma ha girato abbastanza, è nata in questo modo, che ero con un analista francese, che raccontava una cosa di Freud, che non so se sia vera, lui diceva che era di Freud, per cui ci credo pienamente, forse lo conoscete, la Paul Denis, che raccontava come Freud, anzi no, partiva da se stesso, dice oggi un paziente stamattina è venuto, si è messo a raccontarmi un sacco di cose inutili per allontanarsi dal tema caldo, per allontanarsi dalle sue emozioni, si è messo a raccontarmi un insieme di fatti banali, e io allora, ricordandomi di come avesse fatto Freud, non so se è vero, cito Paul Denis, a un paziente che gli diceva mia moglie ieri si lamentava perché il fruttivendolo le aveva dato della frutta non buona, della frutta bacata, della frutta ormai troppo matura, si lamentava di quello, Freud gli avrebbe detto sì, vabbè, adesso mettiamo da parte il fruttivendolo e la frutta che il fruttivendolo ha dato a sua moglie, guardi dentro se stesso e torniamo in contatto con quello che accade al di dentro. E Paul Denis aveva fatto la stessa cosa con questo povero paziente. E lì il mio pensiero fu questo, dico, ma se
anziché ascoltarlo così, noi l'ascoltassimo in quest'altro modo. Un paziente mi ha detto: ho fatto un sogno, mancano 10 minuti, io non ho fatto il pittogramma del suicidio ancora. Dio mio, sì, te l'avevo detto, allora qui corriamo. Non posso neanche dire in formula con la Ferrari, perché ormai non corre più, una cosa ancora più veloce della Ferrari. Dio santo. Vabbè, velocissimi. Allora, a questo punto, uno che dicesse: ho fatto un sogno in cui il fruttivendolo dava a mia moglie della frutta bacata, non buona, troppo matura, eccetera, l'ascolto sarebbe completamente diverso. Cioè il paziente sta dicendo una cosa assolutamente pregnante, sta dicendo: le cose che tu mi hai detto ieri erano delle cose che non mi sono piaciute, che erano marce e che facevano un poco schifo. Allora, se tutta la comunicazione noi la possiamo ascoltare come se fossimo dentro un sogno, cambia completamente lo scenario, cambia completamente l'ascolto. E volevo farvi velocissimi allora quest'ultimo aspetto allora delle trasformazioni in sogno. Mi telefona una persona, ne posso parlare perché è di molto lontano, mi telefona una persona da Barcellona dicendomi: mi è successa una cosa terribile, sono in un reparto di rianimazione, appena uscito dal reparto di grandi ustionati, perché eravamo in un balcone di un grande albergo e c'erano dei giochi pirotecnici e uno di questi razzi, anziché andare in su, vum, è andato verso il balcone dell'albergo, mi ha preso in pieno petto, mi ha sfondato il torace, a mia moglie si è bruciata pure, e due mie figlie, no, per fortuna non si sono. La chiamavo perché non ho capito bene se le mie figlie sono rimaste turbate da questo fatto, quanto questo può incidere su il loro futuro, cioè, io dico: beh, cioè, per adesso sì, no, si riprenda appena è in condizioni di tornare a Milano, mi telefona, passano un mese e mezzo, arriva questa persona e io mi dico dentro di me, dico: cavolo, finalmente un fatto di realtà, cioè più reale di questo, povero Cristo, io qua l'onirico, dico, finalmente devo abbiurare a me stesso, no? Cioè che l'ascolto onirico ti aiuta, qua non c'è niente di ascolto onirico, più trauma di così, questo qua, poverino, era al balcone che guardava i giochi pirotecnici, arriva il razzo qui, gli sfonda il torace, prende fuoco. Allora viene lui, la moglie, e preoccupati per quello che poteva, così, per i problemi delle figlie, e mi raccontano di nuovo tutta questa cosa con più particolari, più dettagli, dove erano, come si erano mossi, come si erano spostati, che la figlia era proprio al suo posto, poi lui si era messo al posto della figlia, per cui questa cosa aveva preso di più lui era stato in rianimazione in grandi ustionati, la moglie solo nei grandi ustionati, eccetera eccetera. Dopodiché stiamo per concludere quando la signora dice: ma sa, mio marito non è la prima volta che succede una cosa del genere, 2 anni fa lui è stato preso in pieno, boom, è stato preso in pieno da un tir mentre attraversava era sulle strisce pedonali, ha fatto un volo della Madonna, è stato un volo terribile. Quindi, sento odore di bruciato, è il caso di dire. Sento odore di bruciato quando la signora dice: poi sa, a casa mia, sai, il vero problema poi è questo, che lui è, mettiamo, quale può essere un posto dove sono tutti terribilmente furibondi, no? So, mettiamo marsigliese, lui è marsigliese, cioè il suo carattere da marsigliese, io sono, ditemi un altro uno, io sono napoletana, e noi a casa nostra quello che succede sempre è che noi facciamo delle litigate furibonde in cui prendiamo continuamente fuoco. Quindi il problema per cui venivano non era che casualmente il razzetto l'avesse colpito, quello vabbè, tanti saluti. Il problema era
se questo continuo prendere fuoco, se questo continuo litigio, se questo incendio nel quale loro vivevano era una cosa che potesse danneggiare le figlie, ma soprattutto i loro stessi aspetti infantili, e la comunicazione era altamente significativa, non era la comunicazione di un fatto reale, era la comunicazione di una preoccupazione emotiva e di una preoccupazione di dove avrebbe portato questo litigio continuato in cui loro si incendiavano e prendevano fuoco. Questo è per dire come tutta la seduta e ogni comunicazione possa essere ascoltata come se noi fossimo all'interno di un sogno, per sviluppare però gli strumenti per pensare. Bion, questo strumento per pensare, lui l'ha chiamato poi funzione alfa. Quanto tempo c'ho? Altri 10 minuti. Finiamo alle 7 la parte, sì, della tua relazione. Benissimo. Allora, 10 minuti vanno alla grande perché abbiamo... un altro esempio che volevo raccontarvi era quest'altro, che era un esempio, quindi non so se ci siamo come chiarezza, quindi abbiamo sogno della notte coi trapezisti, o lo acchiappi o non lo acchiappi, sogno del giorno come attività continuativa di cui hai la possibilità, con cui hai la possibilità di entrare in contatto col flash visivo o con la reverie. È come attività di trasformazione, metabolizzazione, diciamo, dei chiodi, delle api, della sensorialità in immagini di cui puoi conoscere i derivati narrativi. Quindi ogni racconto, ieri sera ho visto la televisione, quando ero bambino mi è successo, l'altro giorno mia zia, eccetera, sono derivati narrativi che ci mettono in contatto col pensiero onirico dello stato di veglia. Adesso stiamo guardando alle trasformazioni in sogno. Mi farei soltanto, finché Vittorio non mi ferma, un altro esempio di questo è stato... vengono due colleghi per una supervisione e portandomi un caso assolutamente strano, una situazione assolutamente strana, di un ragazzo che è andato, di un giovane uomo che è andato a consultare loro perché c'ha un sintomo stranissimo, cioè c'ha una specie di formicolio, una specie di fastidio, una specie di qualcosa di non meglio definibile nella pianta del piede, che però lo tormenta perché non finisce mai. Ha fatto tutto quello che poteva essere fatto, è stato nei migliori ospedali neurologici d'Italia e non solo, ha fatto tutte quelle cose che si fanno, le elettromiografie, le TAC, le PET, tutte queste cose qua, in totale assenza di una spiegazione. E la cosa è diventata abbastanza imbarazzante, perché lui adesso c'ha una specie di rituale, e soltanto facendo questa specie di rituale, che è battere il piede, strofinarlo, avvitarsi su questo piede, poi batterla ancora, poi battere il calcagno, poi lui struttura metà del suo tempo nel fare sempre questa cosa, che ovviamente a secondo se va a fare un esame all'università si siede, poi si deve alzare, deve cominciare a fare così col piede, poi il professore è ovvio, ciò gli rende la vita praticamente in qualche modo impossibile. Lui continua a raccontare questa cosa, io dico boh, ma perché è venuto da me, io cosa ne posso di questa cosa, sono abbastanza sconfortato su quello che io posso fare, quando a un certo punto lui mi dice, questi colleghi mi dicono, beh, una cosa che poi ci ha raccontato è che lui ha fatto recentemente una pubblicità per una bevanda Red Bull, che, e poi che un'altra cosa che raccontava è che dopo questa bevanda lui è piaciuto molto, gli piace molto questa bevanda, per cui ne beve. E a questo punto è ovvio, paf, no? Ecco, allora il sogno, la funzione alfa che si mette a lavorare, a quel punto è lì, no? A questo punto Red Bull, Toro Rosso, avete presente nella corrida immaginaria, no? Quando
Cioè, allora, tutta la rabbia, la furia di questo giovane uomo era qualche cosa che si era liofilizzata e che era diventata una specie, boh, chiamiamolo sintomo, chiamiamolo emergenza sintomatica, chiamiamola come vogliamo, quando il toro, prima di, no, di correre contro il torero, comincia, no, a fumare dal naso, e questo non poteva fumare dal naso, però la zampa scalpitava, e allora lì c'era tutto il problema, ovviamente, che diventava come sognare questa rabbia, come trasformare questa immagine del toro che scalpitava e fare qui sì il processo inverso, diciamo, di riuscire a decomprimere, riuscire a, come dire, rifar vivere tutta questa rabbia che era stata liofilizzata in questo sintomo particolare. Quanto tempo? 5 minuti. Vi racconto allora due cose brevissime. Il mio, di solito non si fa il presidente, si incavola. Vi racconto il mio primo e ultimo sogno di analisi, perché della mia analisi non ricordo assolutamente nulla. Sì, l'ho fatta, ma non ricordo assolutamente nulla. Poi vi racconto due sogni che non furono interpretati, ma che mi hanno fregato, per cui vi invito a non farli mai, specialmente l'ultimo. Allora, il primo mio sogno di analisi era stato questo. Io sono arrivato a fare l'analisi come un pierino totale, non avevo mai letto un libro di... Sì, avevo letto Freud, tipo avevo letto qual è quello che leggono tutti, io pure. Introduzione allo studio della psicanalisi, quindi cioè, il mio massimo. La prima notte io ho fatto questo sogno, che era un sogno, che io realmente, un incubo, che io facevo da bambino. Da bambino facevo questo incubo, di essere nel mio lettino e di avere un lupo alle spalle. Un lupo? Un lupo. Ero già avanzato. E allora arrivo alla prima seduta, come il bravo Pierino, mi metto sul lettino e dico, questa notte ho fatto un sogno, che era lo stesso sogno che io facevo quando ero bambino. E ho sognato che c'avevo un lupo con gli occhiali alle mie spalle. Io credo di essere diventato poi analista grazie al fatto che questo sogno non è stato interpretato, perché se l'avesse interpretato io sarei fuggito a gambe levate pensando a tutte le cose terribili che potrebbero essere dette su un sogno simile, no? L'istintualità, la violenza, il lupo, battere la pesca, non lo so, se ne potrebbero dire di tutto, di tutti i colori, si potrebbe decriptare. Invece ricordo che quel sant'uomo disse semplicemente: ma certo, per un bambino deve essere terribile avere un lupo alle spalle. Io dissi: ma guarda questo qua come mi capisce, questo capisce, no? E per me, avendo sentito parlare agli analisti come di esseri strani, il fatto che questo signore qui capisse che per un bambino deve essere terribile avere un lupo alle spalle, mi sembrò una cosa che mi aprì degli orizzonti. Infatti ricordo che risposi: ma forse non ero, ma io non avevo più pallida idea, io ero al cieco, non è che minimamente mi sognassi minimamente che c'entrasse con l'analisi quel sogno. E ovviamente lui c'era gli occhiali. E io risposi: ma forse non era un lupo nel sogno, doveva essere mia zia, quando io da bambino andavo da lei, l'italiano ci aiuta in questo, no? Da lei, in altre lingue non ci abbiamo il da lei, no? E quando io andavo da lei, che può significare da mia zia, ma può significare da lei, il lupo con gli occhiali, no? Quando io andavo da lei per imparare una nuova lingua che era il francese. E allora si vede questa trasformazione, no? Dal lupo persecutorio, quindi qui chissà che pittogramma avrò avuto, no? Sicuramente di persecuzione, l'intervento, ma deve essere terribile per un bambino avere un lupo alle spalle, trasformò il lupo in qualcuno di familiare,
il lupo diventa la zia con gli occhiali e l'analisi non diventa più una cosa da cui essere terrorizzati, è semplicemente apprendere una lingua nuova, la lingua dell'inconscio. Chiudo col sogno di chiusura, così rispettiamo apertura. Mi spiace, sarei stato qui, a me sembra di aver appena cominciato. Pensavo che il vero problema è quando il lupo diventa la nonna più che la zia. Quello è sicuramente molto preoccupante. È il sogno finale che, vi raccomando, se non volete finire l'analisi, fatelo, ma non ditelo, che era questo, che io ero su una nave, per questo per dire, ma il sogno va, dico una cosa terribile, il sogno non va né decifrato né interpretato, va giocato. Cioè devi entrarci dentro e poi vi racconto l'ultima cosa e poi giuro che taccio. L'ultimo sogno era solo questo, che ero su una nave, da questa nave scendevo dalla nave e prendevo un battello e poi dal battello vedevo tutta l'acqua sotto chiara e si vedevano tutti i pesci che erano sott'acqua, e di tutti questi pesci io riconoscevo che pesci fossero, per cui c'era la triglia, c'era il polipo, c'era il pesce spada, c'era la cernia, c'era... Di lì a poco mi fu detto, ma lei che ne pensa se cominciassimo a pensare di finire l'analisi? Quindi non dire mai che uno vede le cose in modo trasparenti e che uno vede quello che c'è sotto. Se uno comincia a dire così, corre veramente dei seri rischi di essere mandato a casa. E l'ultima cosa qual era che volevo dire? C'era una cosa che volevo dire. Qual è l'immagine? Ah, la tua immagine è questa. Ah no, questa non è una cosa seria però, ma faccio vedere. No, volevo farvi uno scherzo che avevo un'immagine fatta, sapete il neuroimaging che viene fatto, volevo dirvi che era un'immagine fatta alla Columbia University della funzione alfa, no, ma l'ho inventata io. È un amico che mi ha fatto questo, non si vede tanto bene però, che è una macchina strana in cui si mettono qua dentro e qua dentro dei pomodori, che poi vengono passati, oppure qualsiasi altro tipo di verdura, ecco, e allora, no, questa è in fondo la funzione alfa, no? Si mettono dentro le api e c'è questo travaglio metabolico e poi ci sono tutte le... ricordate che vi avevo parlato di tutti i derivati narrativi, cioè la stessa passata, gli stessi pittogrammi possono essere... poi cucinati in derivati narrativi diversi, cioè in storie che possono essere delle storie diverse. C'è una cosa che volevo dire, mi fermerei qui, poi se ci sono delle domande vi ringrazio molto. Allora, chi deve andare lo lasciamo andare, chi vuole restare rimanga, perché abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti in cui possiamo fare svariate domande che vanno dalle caramelle mu fino alla teoria dell'acchiappo. Ma lasciatemi prima dire il grande piacere di aver ascoltato questa conferenza e di avere anche scoperto una cosa che mi colpisce molto. Mentre parlavi mi veniva in mente un grande poeta, Ted Hughes, che diceva che i versi del poeta sono delle cose che passano e che bisogna acchiapparle. Allora, che non dipendono da un'attività volontaria dell'immaginazione, quindi insomma questo apre anche delle riflessioni molto interessanti sul processo creativo e su che cosa è un buon poeta, insomma non è uno che si mette lì a dire devo fare un bel verso, ma è qualcuno che vede passare una volpe nella sua foresta e la cattura. Allora, l'interpretazione dei sogni mi ha fatto pensare che
tu anzi l'hai anche forse detto, hai citato l'idea del verso, insomma, che richiede un elemento di immediatezza e sintesi economica che è tipicamente quella del verso, che deve rendere il massimo di profondità evocativa con il minimo dispendio di linguaggio e di forme. Allora, intanto volevo chiederti che cosa pensi degli aspetti anche quindi poetici, cioè un analista appunto di una scuola radicalmente diversa dalla tua, che è James Hillman, che diceva che la mente ha una base poetica, forse anche facendo riferimento a questo tipo di cose. Quindi l'altra cosa che vorrei chiederti, così per rompere il ghiaccio, aspettando che altre persone ti domandino qualche cosa, era la centralità dell'immagine e quindi dell'apparato visivo. Tu però avevi fatto riferimento anche a tutta una serie di altre sensorialità. Mi sembra anche di ricordare che in uno dei tuoi libri parlavi dell'esistenza di questo apparato trasformativo e di questa dimensione pittogrammatica anche per esempio nelle persone non vedenti. Quindi c'è tutto un elemento sensoriale che sì, è prevalentemente legato alla visione, ma probabilmente lo troviamo anche nelle persone non vedenti. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere è, mi ha colpito che il tuo riferimento alla sensorialità e anche alla presenza dell'analista è un riferimento che insiste sempre sulla persecutorietà, cioè il chiodo, lo sguardo della serratura, il lupo con le orecchie dritte. Allora la domanda è se la sensorialità è sempre persecutoria e se la figura dell'analista è sempre persecutoria. Poi di fatto hai fatto un esempio che è molto bello anche in relazione a come l'analista usa i sogni, quello del giovane paziente che racconta del sogno del lupo e dell'analista che non lo interpreta, non lo decifra, ma entra in un contatto anche intersoggettivo, alcuni direbbero, in cui coglie l'utilità di immedesimarsi nello stato affettivo del paziente e di restituirgli appunto l'immagine del deve essere abbastanza brutto e fa paura vivere con il lupo dietro le spalle. Quindi partirei da queste domande, poi raccolgo volentieri le vostre. Posso rispondere a queste o, certo, o no. Rispondo dopo? C'è qualcuno che vuole? Prego. Ho avuto l'impressione che lei usasse un po' il divertimento come terapia, no? Nel senso che il ridere ha sicuramente un fatto che sblocca la persona che è di fronte, quindi il divertimento come gioco e quindi anche come terapia. La seconda cosa che lei ha detto del lupo, che era dietro le spalle, a me sembrava quasi un suggeritore in teatro, cioè è quello che in qualche modo dietro le quinte suggeriva alla persona che era davanti delle visioni o delle intuizioni o qualcosa che in qualche modo non era ancora stato rielaborato. Ecco, normalmente il lupo entra dalla finestra, non sta mai, raramente sta dietro. Il fatto che stia dietro mi dava l'impressione che in qualche modo lo volesse obbligare, gli suggeriva che una cosa aspettava comunque una risposta. Buonasera professore, io vorrei raccontare il fatto che mi è occorso proprio tempo fa. Sono stata derubata da un ladro in casa. Non, Elvira, non si sente bene? Lo tengo io. Sì, grazie. E quando sono arrivati i carabinieri discutevano sul fatto che il ladro doveva essere passato dalla porta. L'altro carabiniere diceva non è possibile perché è tutto integro, non c'è nemmeno un segno, non è possibile. Io ero in uno stato di shock che non riesco. Non si sente. Non si sente.
Arriva un altro microfono. Altrimenti, signora, se si ha voglia di venire qua, le do il mio microfono. Se no, Vittorio, ci vogliono 2 minuti per ripristinare l'altro. Non mi sembra preoccupata dalla traversata. Prego. Anzi, devo dire che sono molto contenta di essere venuta perché ho visto un raggio di sole dalle sue parole e di questo la voglio ringraziare platealmente. Naturalmente... non so che cosa abbiano scritto, è venuto anche la Digos, ha cercato con la polverina le impronte, avevano i guanti, insomma, mi hanno portato via tutti i gioielli. Io ero davvero in uno stato di shock, seduta in questa poltrona e vedevo i due carabinieri seduti nel divano di fianco a me, che invece di fare qualcosa per cercare da dove fossero giunti, stavano a chiacchierare del più e del meno, ma non ero in grado di oppormi a quello che facevano loro, perché io vivevo come in uno stato davvero di realtà, ma di realtà vista dall'esterno. Ero lì spettatrice che aspettavo un aiuto, tant'è vero che poi il giovane ha cercato di rincuorarmi, ha capito, perché vedeva che ero spaesata. Non mi era mai successo uno shock così. Bene, è finito tutto lì, se ne sono andati. Dopo circa 15 giorni questo mio salotto è gelido perché ha troppe finestre, faccio presto. Allora, dopo tanto tempo andando a bagnare i fiori sul terrazzo e sulle finestre, mi accorgo che c'è un triangolo e hanno rotto il vetro con un'incisione, buttato dentro e sono passati dalla finestra scivolando, togliendo i vasi di fiori. Quando mi sono accorta di questo, sono andata a rettificare la denuncia. Venendo al dunque, i carabinieri che sono venuti quella sera non si sa che cosa abbiano messo nel loro rapporto perché non me l'hanno detto. Il fatto è che siccome poi ho scoperto da mio figlio che mi aveva assicurato per una cifra irrisoria, per carità, che allora succede che dopo al danno che ho ricevuto c'è la beffa degli assicuratori che mi danno continuamente della bugiarda, che non mi credono, con parole gentili, insomma c'è il danno e la paura di essere, insomma c'ho anche pianto di questa cosa. Ora io spero di vedere un raggio di sole che mi diano quello che mi spetta, ma soprattutto vivo in uno stato che mi sono anche depressa. Grazie. Mi sono anche depressa. Grazie signora. Allora, Nino. Beh, abbiamo tante cose da dire, non so se riesco a recuperarle tutte. La prima cosa era questa. Non tanto tempo fa, ecco la cosa che recupero, oltre alla trasformazione in sogno, che di cui vi ho parlato e vi ho raccontato alcuni esempi, un'altra cosa che vorrei sottolineare è la trasformazione in gioco, che io avevo proprio visto in una seduta di un bambino, di una collega americana. Questa collega americana di Boston, da cui arriva Vittorio, era stato molto particolare perché un collega che aveva organizzato questa mia supervisione a Boston mi ha detto: guarda, adesso c'è una collega, scusami un po', perché è una persona veramente spenta, è una persona molto noiosa, è una persona, no, non abbiamo trovato qualcuno più brillante da poterti, questa persona presenta un caso. In questo caso clinico c'era un bambino che a un certo punto si mette a fare dei razzetti con la carta e comincia a lanciarli.
uno di io, continuando questo, cerca di contenerlo, di fermarlo, eccetera. Questo qua continua, però. A un certo punto prende sto razzetto, lo lancia e colpisce nell'occhio la collega, l'analista. E questa qua si fa male perché proprio lo colpisce dentro l'occhio. Se non che, cosa mai successa nella sua vita, si incavola veramente per questo. E a sua volta si mette a fare razzetti e li lancia proprio furibonda e arrabbiata a questo bambino. Sinché uno di questi razzetti con la punta, per un filo, non lo becca nell'occhio, non lo becca per... A questo punto c'ha un momento di risipiscenza, dice Dio mio cosa sto facendo, e a sto punto questo bambino comincia contemporaneamente al lancio di razzetti a dirle una quantità di parolacce, di quelle proprio le più turche, siamo in America ma immaginiamo le parolacce turche proprio, eh? E questa tizia c'ha un'idea assolutamente geniale, mai avuta, mai successo prima in qualche modo, che prende tutti questi insulti e queste parolacce molto violente di questo bambino e le trasforma in filastrocche e gliele restituisce come filastrocche. E anche questo bambino immediatamente si calma e si appassiona in un modo incredibile a questo gioco. Cioè, noi ora facciamo al contrario. E lei si trova a insultarlo pesantemente e lui a trasformarla in filastrocca. E la seduta successiva comincia col bambino che dice dai, continuiamo il gioco di ieri. Allora, Bion dice che dovremmo dare sempre a un paziente un buon motivo per tornare il giorno dopo. E secondo me il buon motivo, cioè io credo questo, l'analisi, mi riferisco alla domanda che c'era stata poc'anzi, l'analisi credo che sia una cosa talvolta dolorosa, talvolta molto dolorosa, talvolta molto angosciante, talvolta molto come una persecuzione molto grande, però... Io credo che l'analisi, quando è possibile, deve essere anche divertente. Cioè deve essere qualche cosa nella quale ci si possa veramente divertire, no? E mi sembrava molto bello il viaggio che ci ha fatto fare la signora, perché la signora ci ha fatto fare un viaggio dai ladri, la persecuzione, la minaccia, i carabinieri, l'assicurazione al raggio di sole. Che era poi il tuo pittogramma. Che era poi il pittogramma del tuo sorriso. Che era il pittogramma del tuo sorriso. E io credo che l'analisi sia proprio questo, cioè riuscire a trasformare la persecuzione, l'angoscia, la paura, la disperazione, il senso di morte, la noia, che no? A trasformarle veramente in qualche cosa che sia il sole, il sorriso, ma anche il divertimento. Io con molti pazienti mi diverto, proprio mi diverto. Ci sono alcuni pazienti che io aspetto per divertirmi, È ovvio che uno deve stare attento a non far, mica si sta lì per ridere, perché si è lì per lavorare anche seriamente. Però questo mi sembra una cosa molto importante. Volevo dire una cosa, ero molto d'accordo con quello che veniva detto, oltre alla trasformazione in gioco, di una cosa, che durante il pensiero onirico della veglia, durante il sogno della veglia, noi continuiamo a costruire elementi alfa, cioè continuiamo a costruire pittogrammi. A fine giornata di questi pittogrammi noi ne abbiamo stivato una quantità enorme. Il sogno della notte noi non sappiamo esattamente cosa sia, ma grosso modo deve essere come, facciamo questo esempio, come se i pittogrammi fossero il cineoperatore che riprende le varie scene e poi c'è il montatore e il regista e c'è il montaggio. Allora il sogno della notte è veramente un sogno fatto sui pittogrammi, quindi è un sogno di un sogno. Per questo è la cosa più ricca in elementi alfa, per questo è la cosa più ricca in poesia. Per questo il sogno non ha bisogno di essere interpretato, perché è il massimo di creatività che può esprimere la nostra mente, è esattamente uguale a una poesia, è la poesia della mente. Ma anche quando è terrifico, anche ricordavo un sogno, c'è un collega, Jean-Michel Quinaudo, che è un collega svizzero, molto serio, che ha scritto un libro molto bello, I sogni che voltano pagina. Ed è interessante che lui racconta che un'analisi, l'ultimo giorno dell'analisi, il paziente sogna che prende una pistola, boom, e fa saltare la cervella a Jean-Michel Quinaudo. Lui dice no,
No, non possiamo finire l'analisi col paziente che mi ammazza. Qua bisogna ricominciare a zero, come direbbe Edith Piaf. E a questo punto però lui dice no, ma la cosa importante è che lui l'abbia potuto sognare. Cioè, la cosa importante è che noi possiamo fare anche i sogni più terribili. Poi sarà un sogno di Quentin Tarantino, sarà un sogno alla Fellini, sarà Germania anno zero, non ha importanza, ma lo sviluppo degli strumenti, dicevo, degli strumenti per pensare e per sognare. Altri punti velocissimi, quindi diciamo, sono tutti gli elementi alfa raccolti, risognati, che poi non hanno più bisogno di essere interpretati, perché già sono delle cose estremamente creative che galleggiano e salgono su da sole. Ecco, poi credo che l'analista debba veramente essere minimalista, cioè non debba fare troppo danno, cioè deve essere qualcuno che aiuta che le cose nascano, si sviluppano, deve essere veramente una funzione minimalista. Una cosa nella quale non credo minimamente è la neutralità dell'analista, perché l'analista è neutro se ha il maglione grigio e passa i fili del suo maglione grigio, che poi è un colore. Se l'analista ha il maglione blu, passa i fili del maglione blu. Quindi comunque entri in campo, sicuramente non è una presenza neutrale, è comunque una presenza forte. Qualsiasi cosa faccia o non faccia, anche se sta zitto, e cavolo, uno che sta zitto ti perseguita, è come se sta, no? L'ultima domanda che mi sembrava pure molto interessante, l'ho persa, ma la voglio... La voglio riprendere, era anche, eccola qua, il discorso della persecutorietà. In qualche modo sì, la realtà è persecutoria. In fondo, come dice Ogden, no? Noi abbiamo una tendenza a certi stati autistici della mente, cioè noi vorremmo essere lasciati in pace. Cioè, lasciatemi in pace, molto napoletani, lasciatemi in pace. Ma diciamo, tutto quello che è emozione, emotivo, stimolazione, ma anche di cose belle, sono cose che turbano la nostra quiete. Quindi qualsiasi stimolo in qualche modo è persecutorio, specialmente se va a impattare non alle zone più mature, ma alle zone più autistiche, più chiuse, che vorrebbero soltanto stare tranquilli. E quindi credo sì, che la persecuzione ce n'è e ce n'è tanta, ma c'è in ogni rapporto, c'è persecuzione, perché l'emozione dell'uno, l'emozione dell'altro no, qualcosa di meraviglioso, ma al tempo stesso qualcosa di terribilmente angosciante, perché no. Sì, no, il suggeritore credo che sia, credo che l'analista debba essere un micro suggeritore capace di attivare i processi che si vanno attivando nel campo, per cui direi Hillman, che sicuramente appartiene a un altro modo di pensare, ma credo che condivido l'80% delle cose che dice, per non parlare di un autore del quale ancora si dice ma quella non è psicanalisi, quello è uno dei grandi anatemi che spero che il Presidente riuscirà a togliere. Ogni tanto si dice, lo facciamo rientrare, dico così, questa non è psicanalisi, non si capisce perché, questa non è. Per esempio Ogden, che è uno secondo me forse il più geniale degli analisti viventi, il quale dice una cosa straordinaria, che i sintomi sono sogni non fatti e che il vero lavoro dell'analista deve consistere nel fatto di poter aiutare il paziente a sognare quei sogni che non è stato capace di fare e che si sono trasformati in sintomi. Ecco, Ogden si dice, ma non è un analista, non si, in America lo detestano. Mentre secondo me Ogden è uno degli analisti più geniali e più vicini a queste concettualizzazioni del sogno come qualche cosa che permea tutta la nostra vita psichica, e direi una buona seduta d'analisi, io credo che debba essere veramente il sogno di una seduta che debba essere sognata, sviluppando però, avendo sempre in mente che non si è lì per giocare, ma che si è lì per, anche giocando, per sviluppare gli strumenti che permettono di giocare, quella che Bion chiama la funzione alfa e di cui magari un'altra volta mi piacerebbe poter parlare. Ecco. Grazie Nino, grazie infinite. C'è una navetta treno che ti aspetta per riportarti a Milano e noi ci vediamo
per l'appuntamento con Anna Ferruta il 31 maggio e parleremo del transfert. Grazie a tutti, buonasera. Grazie.